Buonasera e benvenuti. Io sono Giovanni Bove e sono un membro dell'ISA, vi insegno semiotica all'Università La Sapienza di Roma e sono appunto qui per questo incontro. Innanzitutto vi ringrazio per essere presenti e nutrire interesse verso questo artista che ha segnato in qualche modo, come dire, il tracciato che la grafia e l'immagine hanno poi seguito durante l'arte della seconda metà del Novecento. Oggi siamo qui per Gottlieb e siamo qui anche per riconoscere quelle che sono le influenze che l'opera di Gottlieb e quindi in particolare il modo in cui egli ha trattato il rapporto tra la pittura, la scrittura e quindi una risultante nell'immagine, ecco il modo in cui questa modalità ha avuto degli effetti su quelli che sono stati poi pittori che nell'arco di un paio di generazioni a venire si sarebbero rifatti alle capacità, diciamo, espressive di Gottlieb, rielaborandole e passando quindi nel filone del graffitismo, quindi in qualche modo ispirandosi ancora una volta a ciò che è denominato in generale come arte primitiva. In Gottlieb in realtà noi assistiamo a un processo di passaggio dalla figuratività all'astrazione, che è uno dei temi portanti di questo incontro, e come sapete, Gottlieb è ascritto alla corrente dell'espressionismo astratto, secondo la gran parte, insomma, dei critici e secondo quelli che sono stati poi, come dire, le descrizioni dell'epoca in cui egli stesso operava, quindi gli anni 40, gli anni 50, e per la corrente dell'espressionismo astratto si è rivelato uno degli esponenti sicuramente più originali. In realtà vi ho appunto fatto distribuire delle riproduzioni di opere anche di altri esponenti dell'espressionismo astratto per notare innanzitutto quanto differenti siano stati i modi in cui i diversi esponenti hanno trattato il rapporto tra figuratività e immagine. Ci sono opere che appunto coprono un arco di tempo che va dal 1940 al 1965 e che a mio avviso ben rappresentano la modalità in cui il tratto grafico e, come vedremo più avanti, la grafia è stata trasferita sulla superficie dei quadri, delle opere, quindi in qualche modo il supporto è diventato improvvisamente un supporto che ha perso anche la tridimensionalità e è rimasto fedele a una bidimensionalità tanto desiderata dagli espressionisti astratti. In sostanza il nostro incontro in qualche modo percorre delle fasi per tutta l'opera di Gottlieb e si tratta di fasi che io ho individuato appunto diciamo, dalle prime opere dell'autore che troviamo esposte in questa sala e si tratta di opere che presentano un livello di figuratività abbastanza esplicito, abbastanza efficace, tanto da far sentire l'influenza dei movimenti artistici precedenti a quello che diventerà poi l'espressionismo astratto, movimenti che trovarono poi insomma, il proprio fermento soprattutto in Europa. Gottlieb, come sapete, si è formato per un certo periodo in Europa e poi è tornato in America mettendo letteralmente la sua soggettività alla prova attraverso una ricerca di espressività che possiamo ricondurre a tre, diciamo, coppie di termini che ci accompagneranno in questo nostro talk. Da un lato soggettività, espressività come prima coppia, dall'altro lato figuratività e astrazione e infine pittura del gesto e pittura del colore. Si tratta, come potete immaginare, di termini che hanno avvolto un po' tutto il dibattito sull'espressionismo astratto. È interessante per noi cogliere l'evoluzione di queste coppie durante la produzione artistica di Gottlieb. Iniziamo quindi a ragionare su alcune delle opere presenti in questa prima sala, riconoscendo un efficacissimo tasso di figuratività in questo autoritratto, è un'indicazione indicata tra parentesi, in realtà il vero titolo è senza titolo, c'è cioè un untitled. Vi invito a riflettere anche sull'effetto che un titolo, per quanto riguarda un'opera, può avere sul processo di decodificazione che noi applichiamo. In realtà è un senza titolo, però ha anche un titolo e tra l'altro ciò che è rappresentato è evidentemente riconoscibile in forme umane, in questo caso dell'artista.
facciamo finta di non sapere che Gottlieb poteva, diciamo, rappresentarsi con dei baffi o con una pettinatura del genere, in ogni caso possiamo riconoscere dei tratti figurativi di ciò che è una forma umana. Lo stesso accade per altre opere che trovate sull'altra parete, che in qualche modo rappresentano un ordine anche spaziale degli elementi, una disposizione quasi, diciamo, come in cassetti dell'immaginazione, e è abbastanza facile riconoscere quelli che sono elementi del mondo naturale, quindi in qualche modo siamo ancora a uno step della rappresentazione, a una ricerca del linguaggio che poggia su marche di figuratività, marche intendiamo elementi che ci danno un po' una indicazione concreta che noi possiamo riportare al mondo reale, quindi al mondo naturale, quello che abitiamo tutti i giorni, cioè alla quotidianità. Questo processo in realtà subirà un cambiamento lento, insistente in alcune opere, esemplare in altre, le osserveremo nelle prossime sale, e per noi ci permetterà di ricondurre l'opera di Gottlieb a un tasso di figuratività che tende all'astrattismo, quindi in qualche modo una delle coppie che abbiamo poc'anzi citato si svolgerà proprio attraverso un mutamento del tratto grafico. Uno degli aspetti interessanti sarà quindi ragionare sul concetto di tratto grafico e quindi di grafia, cioè il modo in cui noi proviamo a rappresentare attraverso la scrittura le parole che utilizziamo per comunicare. In realtà nelle opere di Gottlieb non ci saranno tante parole, ci sarà forse un tentativo di scrittura di alcune parole che scopriremo facendo appunto uno spostamento, cioè spostandoci nella sala successiva. Come annunciato, quindi il passaggio a un ulteriore step della figuratività si manifesta negli anni a venire, cioè quando Gottlieb inizia a lavorare sui cosiddetti pictograph, che potremmo tradurre in maniera quasi appropriata con pittogrammi, per cui accontentiamoci per il momento di chiamarli con il nome originale affinché renda poi anche l'idea della denominazione che lo stesso artista ha voluto dare. Alle mie spalle troviamo, a mio avviso, tra le opere più esemplari della produzione di questo periodo. Sono opere che si caratterizzano per alcuni aspetti che riguardano innanzitutto la disposizione e l'allestimento degli elementi sul piano della rappresentazione. E quando mi riferisco allo spazio della rappresentazione, mi riferisco anche alla spazialità, cioè a come gli elementi possono avere fra sé, possono nutrire fra sé delle relazioni che in qualche modo determinano degli effetti di spazialità. Una prima cosa da notare per quanto riguarda, diciamo, un aspetto storico nella produzione di Gottlieb è la presenza di motivi che si rifanno alla cosiddetta arte primitiva, quindi in qualche modo c'è una presenza di elementi figurativi del mondo reale, sono visi, alcuni con una definizione, diciamo, più specifica, altri con una definizione meno specifica, cioè meno marcati rispetto al mondo reale, al modo in cui appunto riconosciamo i nostri visi. Ecco, ed è questo tipo di riproduzione che avvierà un processo di scarnificazione del tratto grafico. Quindi sostanzialmente possiamo dire che in questa fase della produzione Gottlieb inizia a ragionare sulla riduzione dell'aspetto figurativo mirando a un tasso di astrazione di un certo tipo. Questo tasso di astrazione si manifesterà anche attraverso il cromatismo, come scopriremo più avanti. Per il momento, scegliendo come esemplari queste opere, mi preme sottolineare non solo l'aspetto appunto ispirato al primitivismo, quindi alla tribalità, alle origini dell'essere umano in quanto vivente, quindi in qualche modo in quanto bios, ma anche alla disposizione degli elementi raffigurati sullo spazio. Emerge, forse l'avrete già notato, emerge un elemento comune, ricorrente nella gran parte di questi pictograph, si tratta di una griglia spaziale. È una griglia alle volte molto definita, alle volte meno definita, diciamo più delicata, e secondo un'ipotesi interpretativa che mi piace proporvi, questa griglia potrebbe essere un invito a immaginare le relazioni fra elementi rappresentati come potenzialmente diverse da quelle che vediamo nel mondo naturale, nel mondo in cui abitiamo. Quindi c'è una sorta di riflessione sulla relazione fra parti, ed è una riflessione che l'autore propone
mettendo in qualche modo dei punti di vista nell'opera, quindi c'è sostanzialmente la presenza degli occhi in maniera esplicita, che sono quasi un interpellare lo spettatore. In realtà la rappresentazione della frontalità e dei profili nelle opere d'arte è uno dei temi più dibattuti dalle origini, dall'antica Grecia. Ci sono delle, appunto, ipotesi di interpretazione sulla messa in relazione tra profilo e frontalità. Utilizzando uno degli strumenti che la semiotica, disciplina che studia appunto i segni e le relazioni che essi possono intraprendere, quindi il senso che possono generare, ecco, utilizzando uno degli strumenti della semiotica possiamo dire che la presenza dello sguardo è un modo per interpellare lo spettatore, quindi per invitare lo spettatore anche ad entrare nel quadro, ed in qualche modo c'è qui un effetto di soggettività che Gottlieb propone. Lo stesso Gottlieb si è definito più volte un pittore soggettivo, rispondendo poi anche a delle critiche che erano state avanzate durante l'evoluzione della sua produzione artistica. Ricordiamo che dopo Gottlieb si affaccerà immediatamente il minimalismo nel contesto appunto delle avanguardie americane. Tuttavia Gottlieb segna sicuramente l'inizio della ricerca d'avanguardia in America, un paese che non aveva ancora manifestato un linguaggio autonomo per quanto riguarda la produzione d'avanguardia, e quindi dobbiamo riconoscere assolutamente il contributo di Gottlieb in questo senso. Da un'altra parte, gli aspetti di figuratività intraprendono un cammino che è proposto dalla griglia spaziale, è un cammino che rimette in relazione queste cose come per separarle dall'idea che ne abbiamo nella vita reale. Quindi l'invito di Gottlieb è quello di ripensare le relazioni fra parti, ed è un invito che potete ritrovare nella gran parte, se non in tutte, le opere esposte in questa sala. C'è quindi una prima forma di trasformazione del mondo naturale rappresentato. Non siamo di fronte ai paesaggi o alle evocazioni appunto di paesaggi marini che abbiamo visto nella prima sala, non esistono autoritratti, esistono creature che appartengono a un mondo lontano, che tuttavia non è inimmaginabile, ed è un mondo in qualche modo arcaico, ed è la direzione nella quale appunto guardavano gli espressionisti astratti.